Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Per prima cosa, buon anno! Oggi voglio svelarvi la top 10 delle letture del 2018. Ovviamente vi aspetto nei commenti per continuare a parlare con voi e per sapere la vostra top 10, così mi date qualche spunto di lettura. Prima di iniziare, momento supporto. Se ancora non mi seguite, vi invito a farlo cliccando il pulsante rosso qui sotto. Iscriviti così da sostenermi. Grazie in anticipo. E ora possiamo iniziare. Tra le letture più belle del 2018 sicuramente c'è La scopa del sistema di David Foster Wallace. La scopa del sistema è un libro folle, è un libro sperimentale che appartiene alla corrente del realismo isterico, di cui Wallace è uno dei maestri. Mi è piaciuto così tanto perché Wallace è un grandissimo provocatore, è un grandissimo disturbatore lui stesso e con il suo stile, e mi è piaciuto tutto il discorso inerente al linguaggio, non tanto sull'incapacità di comunicare, ma proprio sul linguaggio, sul significato di alcune parole, sul significato con cui noi stessi le coloriamo. L'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera, anche questa è una lettura molto particolare, partendo da un tema comune all'arte in generale, non solo alla letteratura, ovvero quello dell'amore. Kundera riesce a portare delle interessanti e non mai pesanti e banali riflessioni sulla vita, declinando il rapporto amoroso in quattro varianti, che sono quelle che sono poi i quattro personaggi, però non chiudendo mai il cerchio e dando possibilità alla creazione di altre varianti dell'amore, no? Un sentimento difficile da inquadrare. E lui, Kundera, ci è riuscito mantenendo questa apertura mentale. Poi, ovviamente, abbiamo Pastorale americana di Philip Roth. Pastorale americana mi è piaciuto perché Philip Roth si conferma, o si rivela, dipende se questa è la prima, è il primo approccio all'autore o meno, si rivela un grandissimo creatore di contrasti. Il contrasto principale qui è quello tra padre e figlia, che però si allarga alla storia americana. Grazie a questo gioco di contrasti più o meno grandi, più o meno importanti, ovviamente quello principale, ripeto, il contrasto padre e figlia, che simbolicamente ne rappresenta altri. Tenere la notte di Francis Scott Fitzgerald, sì, l'ho preferito a Il grande Gatsby. È un libro che indaga la psicologia dei personaggi in un modo assolutamente non lineare, come appunto sono i pensieri di tutti, che rimbalzano sempre da un estremo all'altro. È una struttura che non aiuta il lettore, ma permette ai sentimenti di emergere e tu li percepisci lì sulla pagina, toccando le parole. Non tocchi l'inchiostro, tocchi quelle emozioni, quei sentimenti. È un libro tenerissimo, come riportato anche nel titolo, ma è un libro anche doloroso. Il buio oltre la siepe di Harper Lee è un libro necessario, molto diretto, grazie al punto di vista che è quello di una ragazzina, di una bambina innocente, scout, molto curiosa, intelligente, perspicace, che ci porta all'interno della storia, facendocene scoprire le tematiche con molta spontaneità. Anche Le notti bianche di Fyodor Dostoevskij è un libro a suo modo necessario, una necessità ovviamente diversa da quella del romanzo di Harper Lee. Le notti bianche è un libro necessario per la cura del nostro io, per la cura della nostra interiorità, importantissimo. Un concetto che nella nostra cultura, nella nostra epoca, viene spesso messo in secondo piano. È un libro che personalmente mi ha portato benessere e pace interiore, quindi
non posso non inserirlo in questa top 10 e non posso non consigliarlo. Uomini topi di John Steinbeck è un libro che parla degli ultimi e degli umili, con una forza narrativa pazzesca che ti travolge con la sua limpidezza e sincerità. 4321 di Paul Auster è un libro che parla di libero arbitrio, di vite parallele e di questioni, di momenti, anzi di elementi e persone insignificanti che in un'altra vita però sono estremamente importanti. È una riflessione sull'esistenza e sulla sua casualità. Sulla sua casualità e nelle sue combinazioni più raffinate. E nelle sue combinazioni più raffinate. Sulle ingiustizie distribuite dalla fortuna bendata, che viene spesso richiamata. E sulla storia personale che si intreccia, anche a volte senza che ce ne rendiamo conto, alla storia con la S maiuscola. Si veda tutta la parte sul 68. Augustus di John Williams, Augustus in italiano, trasportato in Italia dalla Fazio Editore. È un libro che parla dell'impero di Ottaviano, del regno di Ottaviano Augusto, mettendo però in primo piano la persona di Augusto, cioè Augusto persona, non Augusto imperatore. Ma Augusto è entrambi questi personaggi, è entrambe queste facce che all'interno del romanzo a volte coincidono, altre volte si scontrano. Si scontrano portando sofferenza, sofferenza ad Augusto, sofferenza ai suoi amici, sofferenza a sua figlia, sofferenza a Roma e anche l'amore che prova Augusto è diviso tra lo Stato, tra Roma e la famiglia, in particolare sua figlia Giulia, creando pagine che trasudano sentimento. A proposito di amore, sforo la top 10 inserendone un altro, molto velocemente così rimango all'interno della classifica. Stoner, qui si parla, mi è piaciuto perché parla di amore. L'amore che si prova per l'arte, in particolare per la letteratura, come si vede anche dall'immagine scelta per la copertina, che si traduce in amore per la vita. Io adoro quei romanzi in cui la letteratura bacia la vita e combacia con questa. Perché è così. E il romanzo in cui parla, si parla di una vita di un uomo, diventa il romanzo in cui si parla della vita dell'uomo. Ultimo, ma non per importanza, la raccolta dei racconti di Richard Matheson. Questa raccolta contiene delle storie che puntano più al meraviglioso o all'orrorifico e altre che invece puntano più alla riflessione. Riflessione sullo sviluppo tecnologico, un tema ovviamente caro al nostro tempo, e al rapporto uomo-macchina. Quasi tutti i racconti hanno un impianto classico che sposa le regole dello storytelling, ovvero inizio, svolgimento e conclusione con il fulmine in clausola, la stoccata finale che sconvolge il lettore. Mi è piaciuto tanto perché è la sintesi brillante e moderna di un'opera utile e dilettevole. Questa era la mia top 10, se avete letto uno di questi libri fatemi sapere, io aspetto i vostri giù nei commenti e ci vediamo alla prossima, ciao!